Carissimi, bentornati nel canale. Lo so, sono abbastanza in ritardo, direi anche parecchio, ma oggi sono qui nuovamente e finalmente direi mi è arrivato un messaggio come al solito. Leviamo il sonno. Ho fatto dei test con gli Scapa X450, video che vi lascio qui in descrizione se ve lo siete perso, ma oggi sono qui perché finalmente in realtà mi sono arrivati già da un po', ma torno a parlare del magnifico Fimi X8 SE. Se n'era andato a spasso il caricatore perché finalmente mi è arrivato il filtro. Allora, io sinceramente, ve lo dicevo già a suo tempo, ho deciso di ordinare un singolo filtro. Il motivo per il quale ho deciso di ordinare un singolo filtro è per vedere un attimino se sono dei filtri validi. Allora, ho ordinato solamente il filtro CPL, ovvero il filtro polarizzato, perché se funzionano, si agganciano bene, comunque mi danno soddisfazione. Il filtro polarizzato è sicuramente quello che per me fa più al caso mio. Fa un freddo cane, mi metto sta cosa. Qui in Svezia sta, anche se c'è il sole, sta arrivando l'inverno molto velocemente, purtroppo, ahimè. Questo è il filtro. Vedete, arriva in questa scatolina molto ben fatta. Pensavo che fosse, addirittura mi preoccupavo che arrivasse sfuso, invece viene in una scatolina molto carina. Apriamo un attimo la scatolina assieme a voi, vediamo un attimino dentro il filtro. Volevo evitare di rovinare sia la scatolina ma anche di rovinarmi le dita senza tagliarmi. Non sembra una cosa facile. Porca sboia. Oh, siamo riusciti finalmente. Allora, mettiamo via questa plastichetta e me la metto in tasca. Non buttate la robaccia nell'ambiente, mi raccomando. Allora, apriamo la scatolina. Poi, se c'è qualcuno di voi che sta vedendo questo video che già sta usando i filtri, fatemi per cortesia, la cortesia è gioco di parole, fatemi il favore di scrivermi qui sotto nei commenti le vostre esperienze su questi filtri, se li state già usando e come vi state trovando. Oh, non era difficile solo la plastichina toglierla, ma anche aprire la scatola la stessa, che te possa pia un corpo secco. Come cazzo è che non si apre? Ecco, apriamo da quest'altro lato. Dentro la scatolina arriva diciamo, dentro la scatola di cartone più che altro, che fra l'altro c'è proprio scritto Fimi X8 CPL, quindi sono filtri dedicati, quindi non è niente di adattato. E qui dentro, in questa scatolina in plastica, abbiamo il nostro filtro. Vediamo un po' se lo metto a fuoco. Eccolo qua. Sembra anche ben realizzato, il filtro è in metallo e come immaginavo della Uruav CPL, come immaginavo c'è un piccolo rivestimento interno. Adesso eventualmente poi faccio qualche immagine, spero di riuscire a farla meglio, ve la metto in scorrimento. C'è un rivestimento in un materiale leggermente spugnoso che dovrebbe essere quello che fa sì che non si stacchi dal nostro Fimi SE. Purtroppo in questo breve video non riuscirò a farvi un video per renderci conto appunto di come sono le prestazioni di questi filtri, perché purtroppo sta calando il sole e sarebbe inutile fare un test. E comunque il filtro semplicemente va inserito sulla camera qua davanti. Chiaramente fate sempre attenzione ad inserirlo senza forzare troppo il gimbal, e magari ruotate anche un pelettino. E sapete cosa? Rimango colpito dal fatto che in effetti, era la mia paura primaria, in effetti non si muove, sembra molto stabile. Lo vedete? Si è inserito molto bene facendo un pochettino di pressione e direi che direi davvero buono. Avevo paura appunto che magari inserendo questo filtro si potesse andare appunto perduto. Io sono un amante dei filtri Polar Pro, questo è un filtro che non conosco, che proverò, ma immagino che possa dare dei buoni risultati. Sembra molto fisso. Direi che posso anche provare ad accendere il Fimi per vedere cosa dice in accensione.
e chiaramente dovete sempre accendere il drone dopo aver inserito il filtro, questo mi sembra chiaro. Dunque accendo chiaramente anche il radiocomando per evitare problemi, senza attaccare app e niente, però vediamo un attimino. Eccolo, vediamo un po', sta facendo la calibrazione ed eccola completata. Sembra buono. Niente, a questo punto non mi rimane che salutarvi. In questo breve video di presentazione del filtro, chiaramente non preoccupatevi, farò dei video più appropriati dove vedremo esattamente che risultati possiamo ottenere con questo filtro, quantomeno con il CPL. Ma poi ho anche in mente l'idea, scusate, oggi è una cosa un po' così al volo, un po' a caso, sto girando le camere un po' come mi pare, ma ecco appunto, poi sto super zoomato, ero pure zoomato pure prima, vabbè, abbiate pazienza, non è nulla di così fatto bene oggi. Ma vi dicevo che ho intenzione di fare, proprio per via del fatto che moltissimi di voi, in effetti posso togliere gli occhiali perché ormai non c'è più il sole sceso, proprio per il fatto che molti di voi mi chiedono come faccio i miei video, dove scelgo la musica, quali programmi uso di video editing e come fare dei video e ottenere buoni risultati. Ebbene, ho intenzione di iniziare una serie di video dove vi faccio vedere proprio questo, dove il prossimo video credo che sarà dedicato su dove scegliere la musica appropriata sui propri droni, ma poi nascerà proprio una serie di video dove vi farò vedere gli errori più comuni per chi fa riprese video dai droni. Vabbè, niente, io vi faccio vedere il mio metodo presto nei miei video e soprattutto appunto questa cosa degli errori, i movimenti da fare, i movimenti da evitare e perché poi in realtà alcuni video vengono meglio di altri, perché chiaramente c'è un motivo. Niente, vi saluto qui dalla Svezia, iscrivetevi al canale se già non l'avete fatto, e sta facendo veramente freddo adesso, devo mettere via tutto di corsa perché altrimenti mi congelo. Ci vediamo al prossimo video.